Le grandi mostre a San Domenico, che sono dedicate alla grande arte italiana, ma non solo italiana, internazionale, sono una sorta di rosa dei venti. Si parte da un punto che è un punto strategico di grande qualità e si possono ritrovare nel panorama romagnolo, emiliano-romagnolo, ma romagnolo in particolare, tanti altri riferimenti importanti, sia dal punto di vista storico-culturale, artistico, ma anche paesaggistico e legato naturalmente alla grande cucina, al benessere. Quindi le mostre rappresentano in sé un valore aggiunto sul piano dell'analisi storico-culturale degli eventi, degli avvenimenti che riguardano la nostra identità e la nostra storia, ma sono anche un volano perfetto per vedere tutto ciò che il nostro, la nostra storia, le nostre regioni, le nostre città, i nostri paesi, i nostri borghi sono stati e hanno saputo creare nel tempo, lungo il tempo. Come le mostre di tutti gli anni precedenti, hanno questa caratteristica: possono essere godute con l'atteggiamento del passeggiatore, del flaneur, come l'ha ben definito nell'Ottocento il poeta francese Charles Baudelaire, cioè quella capacità di lasciarsi andare, di vagare quasi senza meta, ma non distratti, preparati, e godersi dell'aspetto artistico, dell'aspetto culturale, dell'aspetto musicale, cioè quei famosi rimandi che puoi cogliere solamente se ti prendi del tempo da dedicare a te stesso, da dedicare ai tuoi ricordi, da dedicare alle tue emozioni, da dedicare in fondo alla cultura. E Forlì, in questo senso, già 12 anni fa, oltre 12 anni fa, con le mostre magistralmente condotte da Gianfranco Brunelli e con una storica dell'arte forlivese che mi piace ricordare, scomparsa in un incidente stradale proprio nel 2006, proprio all'inizio delle mostre, che fece un libro bellissimo, Passeggiate forlivesi, che era proprio una modalità nuova, diversa, antesignana di come oggi si può vivere il turismo. Quindi l'invito che facciamo da Forlì è: venite a passeggiare nella mostra del San Domenico, venite a passeggiare nelle nostre città, nei nostri borghi, venite a passeggiare nelle case storiche che ricordano i personaggi risorgimentali romagnoli che tanto hanno dato col loro sangue, le loro idee, i loro valori all'Unità d'Italia. È una bella sfida continuare a migliorarsi, alzare sempre di più l'asticella. L'asticella non solo della quantità, cioè delle presenze, degli arrivi. Abbiamo raggiunto risultati appunto straordinari perché siamo vicini alla soglia dei 60 milioni. Avevamo detto 3 anni e mezzo fa che il nostro obiettivo di legislatura era superare i 30, i 50, e siamo vicini ai 60, quindi l'obiettivo è stato abbondantemente raggiunto e superato. Ora dobbiamo puntare sulla qualità, perché sono importanti naturalmente i numeri, ma è importante soprattutto il valore economico delle presenze, e per aumentare il valore economico delle presenze, cioè la redditività delle imprese, dobbiamo puntare molto sulla qualità. Noi siamo di vocazione turismo dell'esperienza, perciò diciamo che organizziamo tutte esperienze legate al food, la vendemmia, la raccolta delle olive, la caccia al tartufo, eccetera. Abbiamo turisti da tutto il mondo, specialmente dal Canada, anche da Israele, quindi da molto lontano, che vengono qua non solo per degustare ma anche per fare, quindi scoprire a 360 gradi quello che è la nostra offerta. In più, da quest'anno abbiamo declinato tutte queste offerte di food experience anche per le aziende, per cui la nostra originalità, la nostra creatività è stata quella di creare attività, esperienze, experience che partono dal cibo ma arrivano anche a cose super creative e originali, non solo per i turisti leisure ma anche per i turisti business. Il consorzio Terra Bici è un consorzio che organizza hotel, bike hotel, e quindi svolge un'attività sostanzialmente legata al cicloturismo, prevalentemente con la bicicletta da corsa. Noi proponiamo un turismo diverso, nel senso che con la bicicletta da corsa la testa è un po' verso il manubrio, la nostra attività è la testa in alto con le bike, che è uno strumento interessante per svolgere questo tipo di attività sostanzialmente, cioè nel senso che si osserva il territorio, quindi si può cercare di svolgere un'attività turistica diversa rispetto alla normale attività in bicicletta. La bicicletta pedalata assistita è uno strumento formidabile perché la possono usare tutti.
Il videogioco per far conoscere il nostro territorio consiste nel fatto di adoperare il videogioco per mettere come protagonista principale il nostro territorio. Il territorio ha sempre avuto una relazione con i videogiochi, ma serviva solo come background. È un videogioco che vedrà 32 puntate rilasciate in 32 settimane. Il gioco sarà un gioco difficile, quindi per giocatori particolarmente abili, ma oltre a questo abbiamo anche una grande platea che ama seguire appunto i giocatori abili, quindi come youtuber e quant'altro, che spiegano poi il videogioco. Quindi ci aspettiamo che una platea notevole che sia coinvolta nel vedere questo videogioco che parla appunto del nostro territorio. Il tempo passa in fretta, 25 anni della morte di Ayrton Senna per Imola sono un momento molto importante. Il 1° maggio quindi ci sarà una giornata intensa dedicata al pilota brasiliano, che si inserisce tra il 27 e il 28 aprile, Minardi Day, l'historic Minardi Day, e il weekend successivo dove ci sarà la rievocazione della 200 miglia. In particolare il 1° maggio noi partiremo subito all'alba con un concerto dedicato ad Ayrton Senna con musica classica. Seguirà poi una serie di attività in autodromo con, diciamo, il pezzo forte sarà la presenza della McLaren del campione del mondo nel 1990, quindi la MP4, guidata da un ex compagno di Ayrton Senna, quindi non posso ancora dire il nome, ma uno si può immaginare chi sarà. Alle 2, momento del tragico impatto, ci sarà una santa messa proprio al tamburello, che sarà un momento anche quello molto toccante, e a seguire l'apertura al pubblico della pista, quindi accesso libero per tutti quanti alla pista, una conferenza con gli ex piloti e giornalisti dell'epoca e al Media Center nel pomeriggio, e un concerto di chiusura verso sera, verso il tramonto. Questa è l'estrema sintesi di una giornata che però coinvolgerà anche il centro di Imola con delle mostre dedicate ad Ayrton Senna, e anche a Castel San Pietro sarà coinvolto l'Hotel Castello, che renderà visitabile l'ultima stanza, la famosa Suite 200, e ci sarà la mostra di Angelo Orsi, che è stata già presentata in anteprima nel dicembre del 2018 a Castel San Pietro, sarà riproposta con le 100 fotografie sempre a Castel San Pietro.